Telespettatori di RTM, ben ritrovati. Allora, con quella di oggi vogliamo dare inizio ad una nuova serie di trasmissioni che hanno per titolo Nel mirino. Vogliamo andare a fondo a delle questioni che sono importanti, gravi. L'argomento di oggi parla di usura, di tassi di usura, parla di una storia brutta da parte di un signore di Ascoli che è Enzo Garbetti, era un artigiano, poi capiremo meglio da lui qual è appunto la sua storia. Vogliamo però iniziare questo nuovo ciclo di trasmissioni con un filmato che vedeva protagonista Giovanni Gualasco di Ragusa, che per non perdere la sua casa si è dato fuoco. L'uomo poi è morto dopo qualche giorno dal suo ricovero in ospedale. Partiamo da questo. Questa è Vittoria, 70.000 abitanti, la cittadina del Ragusano, capitale della serricoltura d'Italia. Qui, martedì mattina, Giovanni Guarascio, per non essere cacciato da quella che era casa sua, si è dato fuoco. Si è buttato la benzina addosso. Il poliziotto, per non farle fare, l'ha abbracciato, ma abbracciandolo lui Si aveva. è bruciato. No, non è, l'ha abbracciato senza fiamme, però lui aveva l'accendino. L'accendino. La benzina è colata in un braccio, ha buttato un colpo e si sono preso tutto il fuoco. Appena chiudo gli occhi ha sempre l'immagine davanti. Il poliziotto che prendeva fuoco, lui tutto incendiato di qua, capelli, faccia, non si capiva niente. C'era un debito di 10.000 euro. La banca mette all'asta la casa. Per 26.000 euro viene comprata questa casa. Così. Almeno, sì. E ieri è venuto l'ufficiale giudiziario Con l'avvocato, con l'avvocato per cacciare sì, fuori, le persone. le persone e per far entrare questo nuovo proprietario. Queste sono persone senza cuore. Sono persone, vedere le persone soffrire. Sui leggi che sono sbagliate. Sono le leggi. Mio zio bruciava vivo, non ci sono. Erano messi così e lo guardavo, non gli davo neanche aiuto. Mio zio là che bruciava e l'era messo là, che lo guardava. Allora, siamo rientrati in studio, avete visto queste immagini che hanno davvero del drammatico. Vi vado innanzitutto a presentare gli ospiti di oggi, che sono Enzo Garbetti di Ascoli. Buonasera, grazie per essere Buonasera, buonasera. qui con noi e per portarci la sua testimonianza. Grazie per l'invito. A fianco abbiamo Emilio Orsini, che è segretario nazionale del movimento Il diritto di usura. Buonasera, grazie anche a Grazie. lei per essere qui con noi. E poi Maurizio Bargiacchi, che è direttore di produzione di RTM, oggi anche in qualità di opinionista. Ciao Maurizio, Ciao. grazie. Allora io partirei da lei, Enzo. Leggo testualmente: indotto al suicidio dai privilegi concessi alle banche usuraie e dalla discrezionalità di taluni magistrati ascolani, che occultano i reati dei banchieri mentre vengono posti all'asta immobiliare le case di prima abitazione di cittadini inermi. Allora, partiamo da questo. Ci racconti un attimino che cosa è successo? Ma niente, con le solite firme di garanzia che mia moglie mi aveva messo a garanzia, appunto, e poi io ho avuto dei problemi che si incontrano oggi con la crisi, eccetera, eccetera, e la casa praticamente, cioè la banca mi ha indotto al rientro con una certa celerità, eccetera, eccetera, non sono riuscito perché poi. Oggi lo sai com'è, non è semplice recuperare le somme che loro, che voi, praticamente hanno attuato un rientro forzato e mi hanno mandato la casa all'asta. Quindi la sua casa è all'asta. All'asta. Per un debito di Per un debito di 30.000 euro, mentre la casa vale 200.000 euro. Una casa logicamente fatta con tanti Certo, sacrifici, sacrifici dei quindi. miei suoceri, poi di mia moglie, eccetera, eccetera. E adesso, ma io ho provato a contattare, ricontattare la banca, la Cassa di Risparmio, che insomma, vabbè, è inutile stare qui a dettagliare le cose, che poi ha venduto
ha ceduto il credito a un'altra società di recupero. Ho contattato tutte e due, ma ancora non si riesce, non siamo riusciti. Nonostante poi ho fatto anche ricorso alla legge numero 3 2012 per il superindebitamento delle famiglie, ma non se ne viene a capo. Lei addirittura mi diceva, io ho chiesto anche alla banca, voglio pagare, ma sì. La banca ha detto no, perché ormai il procedimento è partito. E questo mi sembra un paradosso scandaloso. Lei, ripetiamo, è il segretario nazionale del movimento Il Delitto di Usura, al quale appunto il signor Enzo si è rivolto. Quindi voi quando avete ricevuto questa lettera, noi abbiamo approfondito il problema di Enzo Garbetti, è quello che riguarda milioni di italiani in questo momento. Da una parte abbiamo la casta del sistema bancario che ha privilegi enormi, ha privilegi normativi, può andare dal giudice a chiedere i decreti ingiuntivi, poi resi provvisoriamente esecutivi, sulla base della dichiarazione di un dirigente della stessa banca. Può segnalare la persona o la famiglia, l'azienda alle centrali rischi in maniera unilaterale e discrezionale. È una segnalazione inamovibile, come la marchiatura di tempo nazista. Così si viene marchiati per qualcosa che magari non si è fatto, per un debito che non esiste, anche questo. Poi le banche non falliscono mai e ricevono finanziamenti a tasso agevolato dell'1%. A fronte di tutti questi privilegi c'è il cittadino inerme che non ha la possibilità di difendersi, come lui non ha trovato il sostegno anche legale per difendere i suoi diritti, per farli valere. Lui nei suoi conti correnti con la Cassa di Risparmio, ma anche con altre banche, ha riscontrato l'usura, ha denunciato. E in questo tribunale di Ascoli sono state archiviate perché sì, è vero, c'è l'usura, ma non l'hanno fatta apposta, e non emerge l'elemento soggettivo. C'erano tassi usurai, però non c'è la volontà di uccidere, non c'era la volontà da parte della banca di fare usura. Quindi sì, l'usura è stata fatta, però non c'è il reato. Però intanto la sua casa è andata all'asta. Una vita rovinata, perché comunque sia, non credo che si viva bene in una situazione del genere. Ma all'asta come? Per un debito di 30.000 euro viene svenduto la prima casa, è unica, la prima e unica casa in cui vive la famiglia con due figlie disoccupate, a meno di 80.000 euro. Ma io mi chiedo se questo sia comportamento di un paese civile, perché qui non stiamo discutendo di Enzo Garbetti, di milioni di Enzo Garbetti che ogni giorno ci chiedono aiuto, ma non sappiamo che fare, che cosa facciamo. Okay. Ci siamo rivolti a tutte le forze politiche di tutti i colori. Addirittura avete scritto una lettera anche a Papa Francesco. Perché il Papa si è interessato negli ultimi interventi che ha fatto, circa 15-20 giorni fa, ha detto queste cose. Comunque ecco, io volevo dire che qui magari loro non lo sanno nemmeno, ma io mi sono preoccupato di andare poi, come di solito, sempre alle fonti, no? Alle fonti bisogna andare. Allora, in questo caso ci sono secondo me delle responsabilità belle grosse, che sono appunto quelle della banca, abbiamo capito, ma ci sono anche le responsabilità di chi ha archiviato, perché guarda caso è stato appunto riaperto il procedimento. Beh, io, siccome la Cassa di Risparmio, qui ci sono dei nomi, Cassa di Risparmio, che a sua volta è stata incorporata dalla Banca Popolare dell'Adriatico, io sono andato da chi potevo andare, dal massimo vertice della Banca Popolare dell'Adriatico, col presidente Di Sante, Gian Domenico Di Sante, che ha detto che avrebbe preso in esame sto caso, però ecco, con questo non è che viene assolto, per l'amor di Dio, né lui dice che lo conosceva da lontano sta cosa, non era il suo caso, però siccome diciamo gli vogliamo dare la scusante che da poco insediato questa banca nuova che incorpora la Cassa di Risparmio, allora ma non è una giustificazione, no, infatti però. Questa non è una giustificazione. Io quello che voglio dire però è che secondo me lui a questo punto, perché è inutile qui sta a fare magari un quarto d'ora di critiche e non arrivare poi a risolvere la cosa. Allora,
da oggi la Banca Popolare dell'Adriatico, che ha incorporato con il gruppo Intesa, che loro dicono tra l'altro gruppo Intesa, no, ma siamo del gruppo Intesa, come dire, noi insomma, siamo molto attenti, allora Banca Popolare dell'Adriatico, gruppo Intesa, deve guardare a queste cose, perché non ci sarà sicuramente solo il suo caso, che ha avuto secondo me una grandissima solo fortuna, o forse l'avvocato ha capito bene che non poteva essere archiviata, perché secondo me in quei cassetti del tribunale di Ascoli, di situazioni del genere, non c'era solo la sua, ce ne sono diverse. Beh, e che assolutamente non possono essere archiviate. E questo è il primo problema che riguarda l'operato sia delle banche, che hanno operato malavitoso, posso dire, ma altrettanto malavitoso, mi prendo le responsabilità, di chi è archiviato, perché se comunque si archivia si deve dare un perché d'archiviazione, ma deve essere un perché plausibile, deve essere un perché giustificabile, non un perché come fu detto, poi vediamo appunto, comunque si vedrà appunto nel nuovo procedimento che viene aperto, poi dovranno motivare tante belle cose. Voleva ecco, aggiungere qualcosa? Vorrei puntualizzare anche questo, siccome conosco anche bene la storia. Qui ci sono dei problemi gravi nel Tribunale di Ascoli, ma che riguarda tutti i tribunali d'Italia. Focalizziamo in due parole che cosa è accaduto. Sì. Nei giorni scorsi il Procuratore Generale della Repubblica, cioè quello che ha un sovrintende... nome, diciamolo, no, perché io lo dico io, se no. No, il Procuratore Generale di Ancona, lui ha quello fatto che sovrintende a tutte le procure delle Marche, avvocato, cioè ha tolto il fascicolo al Procuratore Capo della Repubblica di Ascoli Piceno. Conosciamo i motivi di questo? Per inerzia, perché il procuratore per inerzia è scritto nella motivazione, sì, l'ho letta, perché il procuratore capo la denuncia nei confronti delle banche l'ha inserita nei fascicoli delle denunce sconclusionate, delle denunce che non sono sussistenti, non costituiscono prova di reato. Quando si toccano quelle cose, quindi sono tutte che cosa accade in questi tribunali? Tribunali in cui ci sono procuratori della Repubblica che mettono le denunce, i fatti di reato penalmente rilevanti nei confronti delle banche, fra i fatti insussistenti, non meritevoli di indagine. Come si chiama il procuratore capo della Repubblica di Ascoli? Giusto per Renzo, ecco, quindi dall'altra c'è il giudice delle esecuzioni immobiliari, il giudice Agostini, il quale di Ascoli, pur accertando che quel credito non è altro che il risultato dell'usura applicata alla vittima, lui manda all'asta. Perché? Perché quel decreto ingiuntivo non è stato impugnato nei termini, quindi per un fatto formale, perché lui non ha avuto in quel momento la forza economica di andare da un professionista serio per impugnare quel credito, quel decreto ingiuntivo. Però subito dopo, con le denunce, è stato accertato dalla procura che quel credito era usuraio. Però il fatto formale per il giudice esecuzione di Ascoli, ma per la maggior parte dei giudici esecuzione d'Italia, queste cose non valgono. Ripetiamo, intanto il signor Enzo Garbetti ha la sua casa all'asta. Sì. Alla svendita immobiliare, alla svendita immobiliare. In quel caso non si archivia niente, non si archivia, capito? Niente. Allora, ecco, qui mi riconduco all'altra cosa. Qui c'è una problematica. La problematica è che comunque bisogna assolutamente fate un decreto legge, doveva fare qualsiasi cosa, ma non si può in questo momento di crisi ormai, che è in questo preciso momento andare a pignorare la prima casa e procedere nella unica, prima casa unica. E poi le persone che hanno delle difficoltà, perché di due mi sembra che siano senza lavoro i figli, no? Quindi lui è stato distrutto, signori miei, non può lavorare, io posso essere anche d'accordo sul procedimento
su chi ha da perdere, sono il primo, i furbi, i truffatori, sono il primo, ma la gente che ha lavorato non ha più il lavoro, che ha la prima casa, bisogna fare una legge, un decreto, anche provvisorio, ma sospendere per qualche anno fino a... Le possono fare dall'oggi alla mattina, dall'oggi al domani, cioè lo possono fare subito una cosa del genere. Perché altrimenti Maurizio... Succede poi quello che succede. Altri, esatto, succede. Triplice suicidio per 45.000 euro informata la Boldrini. Questo è un articolo del Messaggero. Debiti verso l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, una finanziaria e la banca. Quindi tre morti a Civitanova. Vediamo però, anche però, contributo ecco firmato e poi lo commentiamo insieme, Maurizio. E la rabbia di Civitanova Marche esplosa nel momento dell'addio alle tre vittime della crisi. Romeo Dionisi, la moglie Anna Maria Sopranzi e il fratello di lei, Giuseppe. Tre suicidi accolti in chiesa per l'ultimo saluto che la comunità considera degli eroi. Fuori dalla chiesa, tra la folla, c'è chi urla. Omicidio di Stato. Le bare escono tra gli applausi, l'omaggio per una famiglia oppressa dai debiti, dimenticata dalla politica. Questo la folla contesta al sindaco che prova a difendersi. Non si erano mai rivolti a noi, ma che i coniugi Dionisi abbiano chiesto aiuto oppure no, adesso poco importa se nessuno glielo ha dato. Dolore e polemiche non hanno risparmiato il presidente della Camera, la marchigiana Laura Boldrini, contestata al suo arrivo in municipio. Meglio se non veniva, hanno fatto sapere i parenti delle vittime. Lei ha replicato, esserci era doveroso. Poi in ospedale ha voluto incontrare i familiari e ha promesso di sostenere politiche contro la povertà. Io non immaginavo che in Italia oggi ci fosse tanta povertà, tanto bisogno delle cose essenziali. Quindi credo che tutti coloro che hanno, appunto, svolgono un ruolo nelle istituzioni oggi debbano porre al centro la lotta alla povertà. Allora, abbiamo sentito anche le parole della Presidente Boldrini che dice: non pensavo che in Italia ci fosse una situazione... Perché vive in un altro allora, pianeta. Allora, che cosa pensava Enzo, secondo lei, la Presidente Boldrini, che cosa pensava ci fosse in Italia? Ci sono stati altri tre morti. Beh, lei logicamente non deve dire solo quello perché... Perché non vive il Parlamento con i suoi stipendi, con i suoi privilegi, vive in un altro mondo, ma è vero, vive in un altro mondo. Allora, secondo me, questa è la prova dello scollamento tra la politica, della distanza della politica, certo, allora, enorme che c'è tra la politica e il cittadino. Certo. Ci siamo meravigliati che domenica il 50% è andato a votare, ma se continuiamo di questo passo non ci andrà nessuno a votare. Speriamo. Molti nelle ultime elezioni avevano evocato un sogno, che era quello dei grillini. Questo sogno poi è andato distrutto tra gli scontrini. Al servizio delle banche. È finito tra gli scontrini, cioè il popolo italiano è rassegnato. Ci sono delle caste fortissime, caste politiche, caste di magistrati, caste delle banche. Queste caste non pagano mai. Possono commettere gli errori più gravi, possono distruggere famiglie, interi popoli, ma non pagano mai. Fabiola, tu hai detto due servizi, no? Sì. Io ne avrei voluto far vedere un terzo, attenzione, non per giustificare, il terzo servizio di quello che ha sparato e ha ammazzato praticamente, ha fatto fuori il carabiniere praticamente. No, è in condizioni... In condizioni, allora io non voglio giustificare, io non voglio giustificare questo. Ma questa è la conseguenza, è la logica conseguenza, perché qualcuno si brucia, ma poi chissà quanti non accetteranno e diranno morte mia, morte di chiunque, perché se uno per tutta la vita, ripeto, io non incito, perché qualcuno potrebbe dire alla violenza o a sparare, dice, sui carabinieri, a parte che quello è da vedere se sparava sul carabiniere o se sparava poi eventualmente sul politico, questo non vuol dire che sparare sui politici è giusto, ma è una conseguenza, è una conseguenza, non è giusto, ma è una logica conseguenza. Che non sia giusto è sacrosanto,
Ma se poi si continua così, le guerre scappano fuori da questo, le guerre civili e le rivoluzioni scappano fuori, sono conseguenze. Siamo portati un po' alla disperazione. Questo no? È il fatto noto, è stato eclatante perché è accaduto a Palazzo Chigi. Certo. Ma voglio ricordare che si stanno nel, nord-est stanno sparando i direttori di banca. Quindi. Anche questo è da censurare, ma noi come movimento delitto di usura tutti i giorni arrivano invocazioni da parte dei cittadini di costituire un partito di rivoluzione, di lotta e di vendetta nei confronti di queste caste. Noi per ora li teniamo calmi, ma io sono certo che continuando di questo passo il grido di vendetta che viene dalle Alpi alla Sicilia alla fine si vedrà nelle piazze. Cioè, e speriamo non cominciare a precisare, il direttore banca non è il diretto responsabile, attenzione, perché che non passi anche questo messaggio, perché poi a me mi hanno un po' etichettato come quello contro quelle banche, cioè le bravissime persone che lavorano in banca, il problema è il sistema, è chi sta sopra, chi ricatta i direttori di banca, perché c'è un ricatto dai vertici, con il rating, con tutto quello di applicare determinate cose, quindi attenzione perché se non sono poi, vanno a scontare la problematica, chi? Il carabiniere o il direttore, quando gli ordini stanno dall'alto, quindi anche a chi provoca violenza, chi fa violenza, è sbagliatissimo continuare a dire, però purtroppo non avete mai visto voi una guerra giusta o una rivoluzione giusta? E sono le conseguenze, quindi se si applica la violenza, si riceve la violenza. Questa è una conseguenza, non è giusto, ma è una conseguenza. Enzo, come sta portando avanti questa sua battaglia? Con quale spirito, con quale stato d'animo? Guarda, io mi alzo al mattino, faccio il mio lavoro in nero, non mi vergogno di dirlo davanti a tutti. E tanto ormai tanto che ci siamo. In nero, lo faccio in nero perché per pagare le bollette dovrà anche mangiare, insomma, per mangiare, c'è una moglie, ci sono due figlie per andare a lavorare c'ho la gasolio che aumenta tutti i giorni, cioè vivo proprio in una condizione di massima povertà, non mi vergogno davanti alla televisione a dirlo. Io vorrei concludere anche dicendo questa riflessione, ma questa classe politica non si rende conto che oltre 12 milioni di italiani sono segnalati in centrale di rischi. Già solo essere segnalati in centrale di rischi significa essere appestati, certo. Essere ridotti al margine della società, non poter più operare nel credito legale, quindi certo. Si viene indotti a rivolgersi agli strozzini, certo. Non si può vendere, non si può comprare, non si può staccare un assegno, milioni di italiani. Ecco perché... Certo. Se ci fossero dei progetti interessanti, perché voglio dire, 12 milioni di italiani non saranno tutti truffatori, no? Volevo dire, quindi allora, se vogliamo risollevare l'economia, invece di andare praticamente a finanziare sempre i soliti nuovi che sanno come andare a Bruxelles, perché poi c'ho anche un'altra, io farò anche una trasmissione su quello, perché poi ci sono dei canali per arrivare a Bruxelles, no? Che ho scoperto ultimamente, bisogna essere far parte di una lobby, poi ti dirò qual è la lobby che ti metterai a ridere. Praticamente, ecco, però in questi 12 milioni di italiani, secondo me, c'è molta gente che ha delle idee, ha delle iniziative, ma anche la forza e anche le capacità per realizzare, però perché è andato magari protestato, perché dalla mattina alla sera, oppure per usura, o perché sono state cambiate le condizioni, per mille motivi, è fermo, quindi è fermo anche l'economia, perché noi, ci sono imprenditori che potrebbero... Noi come Movimento Nazionale abbiamo fatto delle proposte, l'abbiamo scritta nero su bianco, l'abbiamo mandata ai parlamentari, ai partiti politici, una in particolare è semplicissima, cioè dare la possibilità di da una parte congelare tutte queste azioni esecutive, tutte queste attività di vendita, dall'altra in questi 2-3 anni di congelamento creare le condizioni per concludere accordi stragiudiziali. In un paese che si dice essere civile, questo sarebbe il comportamento giusto, non quello di schiavizzare e distruggere il popolo, ma quello di mettere il cittadino nelle condizioni di poter rendere, se c'è un credito, ciò che è giusto dare. Maurizio, qual è il ruolo di chi compra le case all'asta?
Ma il ruolo di chi compra le case all'asta, cioè secondo me è il ruolo di gente che senza nessun tipo di problematica, di remora, cioè sta naturalmente i soliti noti, perché poi attenzione, anche per arrivare alle case all'asta, non è che le aste sono cosiddette pubbliche, perché le aste poi non è che ci va in alcuni casi, in alcuni casi, ma sono stesse personaggi che arrivano all'interno, che sono pagati apposta all'interno delle banche stesse, perché poi praticamente imprenditori che vogliono investire hanno naturalmente la soffiatina, dice c'è quella roba, cioè non ha, imprenditori e privati che comunque non sono pubblici e sono così trasparenti le cose, sono persone, perché se fossero trasparenti sai quante persone andrebbero a acquistare e invece non l'hanno saputo, perché dice sono pubbliche. No, non sono pubbliche, sono pubbliche fino a un certo punto, perché poi sono pubbliche, ma si sa benissimo per alcuni, che si, per alcuni, quindi... sono pubbliche per alcuni, diciamo, non per tutti. Orsini, il suo movimento, il movimento del quale lei fa parte, dice daremo vita a iniziative di protesta davanti al Tribunale di Ascoli Piceno. Sì, questa è nostra intenzione del direttivo, quello di pensare a qualche forma di protesta pubblica, sì, veramente forte, e quindi vedremo magari i prossimi giorni quali iniziative saranno deliberate. Allora, io direi, giro, ecco, a questo punto, esatto, per concludere di nuovo con delle proposte, no? Praticamente abbiamo visto, quindi la prima proposta è che in questo momento bisogna congelare questi tipi di cioè queste azioni contro chi purtroppo non ha più niente, però vuol dire, se è dimostrabile che il signore non sarà stato un truffatore, come tanti altri non sono stati truffatori, hanno lavorato normalmente, quindi tenere in considerazione questo, ci sono strumenti comunali che lo possono fare, perché esistono servizi sociali, ma io mi domando, i servizi sociali a cosa servono? Allora, un servizio sociale perché non va a esaminare caso per caso e insieme praticamente a chi poi dovrebbe pignorare e andare avanti? Ci sono tanti, cioè, troppi? No, è proprio perché ce ne sono tanti. Ah, no, il problema è che probabilmente i servizi sociali hanno da fare qualcos'altro, mentre potrebbero tranquillamente rimettersi, sono tanti, troppi, ma insieme al tribunale non avrebbero nemmeno la scusa, il tribunale dirà ma noi non lo sapevamo, non possiamo con tutti, quindi collegare queste due cose, quelli che sono i servizi sociali comunali ai procedimenti giudiziari, in modo che dall'avvocato che in quel momento procede, però deve sapere anche, perché sennò fanno sempre finta di non saper niente, che quel signore lì non ha più niente, quindi li vai a togliere il sangue. Quindi ripetiamo, un congelamento, una legge che potrebbe essere anche regionale, perché non è vero che deve essere una legge nazionale, la regione ha l'autonomia per poter fare una cosa di questo genere, quindi non procede. E io mi appello a tutti gli amministratori, anche ai miei amici che ho, qualcuno, dico ricordiamo che questa cosa si ripercuote anche addirittura sul servizio sanitario, quindi nomi, io ho già parlato di questo con Camela, ho già parlato. Bisogna assolutamente intervenire, perché è un servizio sociale questo in questo momento. Seconda cosa, e poi chiudo, è una proposta per 12 milioni. Si parla di sanatorie per i delinquenti, ma scusate, ma sanatorie per chi è dimostrabile che non è andato in protesto per una truffa? Dico, non si può fare, si sanano per le persone che devono scontare la galera. Non ho capito, non potrebbe essere fatta una sanatoria? Guarda Maurizio, sabato scorso il presidente Napolitano nel discorso per la Repubblica ha sollecitato gli italiani a ridare fiducia alla politica e alle istituzioni. Io stamattina ho mandato una lettera al presidente Napolitano, così come al Papa, a sua santità, dicendo: ma presidente, come si può rinnovare fiducia alla politica e alle istituzioni quando, a fronte di una lettera come la sua che minaccia il suicidio per la disperazione, noi abbiamo scritto al sindaco di Ascoli e al prefetto, nessuno ci ha dato risposta? Enzo, queste sono le istituzioni, questa è la politica. Istituzioni vocali, niente, al prefetto e al sindaco niente, nessuna risposta, staranno preparando il patibolo, penso. E vabbè, anche questi li andremo a interpellare direttamente. Come io mi sono, ti dico che come ho chiamato il Gian Domenico Di Sante, che in questo momento è lui che dovrebbe essere
quello che risolve tutti, la questione. Tutti dovrebbero risolvere. Lui è quello che ha incorporato la Cassa di Risparmio, quindi il procedimento della Cassa di Risparmio. Cioè il prefetto potrebbe anche dire, io c'è cioè la mia solidarietà e dovrebbe esserci, però dovrebbe fare qualcosa. No, il prefetto è il capo della... vabbè. Comunque, il prefetto perlomeno, possono questi tre signori, potrebbero esaminare insieme, quindi sindaco e il presidente lo Stato. Che rappresenta, quindi uno rappresenta lo Stato, l'altro rappresenta il creditore e il sindaco rappresenta la città in cui vive, quindi, certo, certo. Quindi questi tre soggetti, sindaco, prefetto e in questo caso il presidente della banca stessa, devono risolvere il problema, come gliel'abbiamo già detto. Se si facesse, perché poi non sono nemmeno furbi, se si facessero portavoce con delle iniziative di questo genere, forse probabilmente la politica inizierebbe a essere interessante, perché se c'è già un qualcuno che dice cavolo, batte il pugno, ci dobbiamo muovere, dobbiamo fare qualcosa, forse questi signori, in questo caso non tanto il prefetto, ma però anche lui, ma anche il sindaco, forse anche il sindaco magari avrebbe la possibilità di dire cavolo, ho battuto il pugno perché è giusto, vediamo, parliamo e andiamo a vedere di risolvere questa cosa. Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, speriamo però che con questo nuovo ciclo di trasmissioni nel Merino abbiamo smosso qualcosa. Ma io penso di sì, spesso a rimandarle in onda su tutti i canali, io mi prendo l'impegno di rimandarle non solo su RTM, ma le mettiamo su tutti i canali. Poi se ci sono delle cose che ho detto mi sono scaldato, ma io confermo quello che dico, quindi tanto di querela una più una meno. Sappiamo ce ne abbiamo, cioè, resto, ora tra un po' le colleziono praticamente, no? Perché poi ci sono anche belle assurde, insomma, tra gli uccellini e via, insomma, sempre da quella branca lì ce ne stanno. Insomma, parlarne comunque, far uscire delle realtà, far emergere quello che mi sembra già abbastanza, quindi speriamo di riuscire a smuovere una sola cosa, finisco telegraficamente, sì. Il sottoscritto si è messo a disposizione di un portale praticamente, che è poi una testata editoriale, che si chiama Antimafia 2000, sì. Perché ci sono delle connessioni che vanno oltre, anche perché quando si parla, poi sono altri argomenti, ne parleremo, perché sono molto strette. Allora, grazie al direttore di produzione di RTM Maurizio Bargiacchi, grazie ad Emidio Orsini, segretario nazionale del movimento Il Diritto di Usura, e un ringraziamento particolare ad Enzo Garbetti, che ci ha messo la faccia, ci ha raccontato la sua brutta storia. Senza vergogna. Senza vergogna, assolutamente. Vuol dire che è una persona onesta, e questo dovrebbe essere già... Altrimenti non sarebbe qui con noi. Cioè. Ti abbiamo veramente nel cuore. Tutti quanti. Grazie a voi tutti, grazie, grazie naturalmente a voi che ci avete seguiti da casa, e vi do appuntamento alle prossime puntate di Nel Mirino, la nuova trasmissione di RTM. Buona serata, arrivederci.